Buongiorno e benvenuti a questo primo incontro dell'Hyperspectral Web Café organizzato dall'Agenzia Spaziale Italiana con Planet Tech Italia. E questo è un ciclo di incontri in cui raccontiamo le opportunità che nascono dall'utilizzo dei dati iperspettrali della missione Prisma. Oggi siamo con Alessandro Coletta di ASI. Benvenuto Buongiorno Alessandro, Massimo, buongiorno a tutti. ben trovato. L'obiettivo di questi incontri è quello appunto di raccontare le opportunità che nascono dalla disponibilità dei dati, dalla licenza d'uso che l'ASI ha scelto per rendere accessibili queste informazioni, a beneficio della comunità scientifica e industriale, dell'utenza anche istituzionale, sia nazionale che internazionale. Io partirei subito così ad Alessandro chiedendo un racconto, un overview di quella che è la missione e come sta andando. Benissimo. Allora, la missione, come ricordiamo, è stata lanciata ufficialmente, il lancio del satellite è del marzo del 2019, quindi siamo a un anno e mezzo circa dal lancio. Ma l'operatività, alla fine della fase di commissioning del satellite, è avvenuta di fatto per l'utenza, l'apertura ufficiale all'utenza, a fine maggio del 2020. Quindi possiamo dire che abbiamo una statistica ancora un po' limitata, però che ci fa capire già. Certo che il periodo non è stato dei migliori perché il fatto del Covid ha fatto che, diciamo, non si è potuti partecipare di persona a molti eventi fondamentali nel campo dell'osservazione della Terra, che erano sinceramente uno specchietto mediatico notevole per una missione nuova come questa. Una missione che dall'altro era molto attesa dal punto di vista sia nazionale che europeo che internazionale in genere, perché ricordiamolo, è l'unica missione oggi europea attiva. Tra virgolette, sappiamo che c'è una missione cinese, Gaofen 5, che arriva anche un numero di bande superiore a quelle di Prisma, ma non abbiamo notizia di quello che Le succede notizie infatti. in tale ambito. Sì, Prisma è una missione unica e anche insomma, l'orgoglio nazionale di essere stati i primi a lanciare questo precursore comunque di un satellite A iperspettrale. assolutamente, assolutamente Massimo. Ricordiamo infatti anche che Prisma, il P sta per precursore. Quindi, diciamo, quello che apre la strada a un qualcosa di più operativo che può venire in futuro. Per questo è fondamentale l'importanza di Prisma, perché è un buon test per capire come la comunità nazionale e internazionale possa utilizzare una tecnologia come quella, diciamo, iperspettrale. Ricordiamo che, se volete, è recente, perché abbiamo avuto anni e anni di utilizzo da aereo, no? Di campagne aeree con molte strumentazioni, ma una vera, diciamo, nascita a livello spaziale alla fine degli anni 90, perché abbiamo gli strumenti di, no, CRIS, Hyperion, che era a bordo dell'Earth Observing Satellite della NASA, e CRIS, ma stiamo parlando degli albori del 2000, quindi abbiamo molte missioni su cui fare riferimento. E questo ha anche un buon significato, perché diciamo, bisogna anche educare, preparare l'intera comunità ad affrontare una esperienza, se vuoi, nuova, perché la comunità era più ferrata sul multispettrale, quindi su un numero di bande ridotte rispetto a una missione come questa. Dunque, Infatti, ricapitolando, Alessandro, prego. fammi dire che l'obiettivo di questo ciclo di incontri, ricordiamo, questo è il primo incontro, poi ce ne saranno altri due, tre, che ha proprio l'obiettivo di costruire una community di utenti. In questo momento partiamo dagli utenti nazionali e poi in futuro magari continueremo questi incontri, auspichiamo di dare una mano ad ASI anche a promuovere a livello internazionale la disponibilità di questi dati, perché solo avendo una community che conosce i dati, li utilizza e fornisce dei feedback sull'usabilità, sull'utilità di queste informazioni, raggiungiamo l'obiettivo anche di dare più corpo e più struttura a quelli che saranno gli input per la missione futura. Assolutamente, infatti, diciamo, anche se abbiamo un numero di mesi ancora abbastanza limitato, non si possono trarre delle conclusioni, però c'è una sorta di dicotomia, di un balancing tra cosa? Tra quella che era l'aspettativa della missione, sia a livello nazionale che internazionale, quindi estremamente attesa dalla comunità di Earth Observation globale. Possiamo fare riferimento anche a come l'Agenzia Spaziale Europea sta cercando, ovviamente, sta anche sviluppando una sentinella, dovrebbe sviluppare una sentinella Copernicus dedicata. C'è un'attenzione enorme da parte della Germania, che lancerà un satellite analogo a Prisma, pare nel 2022, che è EMAP, non si sa ancora con sicurezza, però diciamo c'è un fermento enorme intorno all'interesse iperspettrale.
Dobbiamo dire però che dal punto di vista di una mera statistica di questi mesi non abbiamo un corrispettivo obiettivamente importante. Nel senso che, senza dare dei numeri spiccioli che non hanno abbastanza poco significato, la missione può fare 223 immagini al giorno. Ricordiamo sempre che è un precursore, quindi bisogna sempre avere un trade-off tra quello che è una missione che è un precursore e cercare però di avere anche un contenuto operativo che possa essere, diciamo, soddisfacente per la comunità. A fronte di 223 acquisizioni al giorno e 200 prodotti che possono essere generati giornalmente, diciamo un utilizzo reale sta su pochi punti percentuali. E soprattutto su questi dati la maggior parte delle richieste avviene a livello di background mission, cioè di quel archivio, già un enorme un archivio bello consistente che è stato operato in questi mesi e che segue una mappatura su un enorme numero di siti e che, quindi dando un'elevata copertura del tutto. Quindi la maggior parte delle acquisizioni sono a livello di background, la richiesta, con un numero di acquisizioni on demand che è abbastanza contenuto. Ed è questo è quello che ci pone come prima domanda, no, cerchiamo di capire, e non è solo un pushing dal punto di vista che può essere mediatico, eccetera. E c'è proprio, l'abbiamo anche indagato un po', una comunità che si vede un pochino, è un po' atterrita, cioè non sa esattamente come porsi, teme, sa, non sa, quindi vanno con in maniera molto felpata, diciamo, ecco. Al tempo stesso dobbiamo dire che quando viene lanciata una nuova missione, due sono i temi importanti da affrontare. Uno è quello della licenza d'uso dei dati, e su questo ASI ha fatto una scelta dirompente, che è quella di rendere comunque i dati scaricabili gratuitamente, accessibili. Adesso vediamo insieme a te, poi vedremo nel prossimo incontro con Ettore Ropinto con quali modalità. La seconda è che stiamo parlando chiaramente di un dato che ha una sua complessità, comunque un dato iperspettrale, più di 240 bande, quindi comunque un dato non facilmente digeribile da anche utenti che abitualmente lavorano con dati di osservazione della Terra. Questo è il motivo per cui con ASI si è scelto anche di creare uno strumento gratuito, un visualizzatore leggero che abbiamo chiamato Earthbit e che è obiettivo anche di questo webinar rendere disponibile gratuitamente a tutti quelli che si sono registrati. Ora ci conforta sapere che ad oggi a questo incontro siano registrate più di 300 persone, quindi comunque abbiamo un numero importante di evidentemente di utenti che sono interessati a conoscere meglio quello che è possibile fare con questi dati. Magari con tuo aiuto, Alessandro, possiamo vedere già quali dati sono disponibili in catalogo. Sì, prima volevo far vedere, vediamo se riusciamo a fare lo share dello screen. Ecco, questo si vede, immagino, no? Sì. Sì. Ok, perfetto. Quello di cui parlavo prima, cioè questo qui, far vedere in maniera, diciamo, molto schematica quella che è la copertura della background mission, diciamo, intorno al mese di settembre. Abbiamo a che fare con più di 40.000 dati, una media di 145 immagini al giorno, quindi, come dicevo prima, vanno abbastanza a coprire, cioè il 63% della capacità giornaliera, che è appunto di circa 230 immagini. E abbiamo ovviamente la priorità nelle acquisizioni, è una missione, va bene che un precursore, ma una missione nazionale di fatto, scientifica basata, dove chiaramente la nostra comunità avrà la priorità. Per mettere un inciso, visto che ha parlato la licenza, i dati sono gratis per tutti quanti, anche la comunità commerciale li può acquisire, ma può fare solamente ricerca e sviluppo, non si possono ancora commercializzare. Mentre invece per la scientifica, ovviamente, istituzionale è aperta a tutti quanti. È chiaro che, siccome non sapevamo all'inizio neanche quanto fossero le immagini che sarebbero state richieste giornalmente, non avevamo pensato a un cataclisma, perché visto che l'attesa che c'era prima, all'inizio pensavamo di non ce la facciamo stare di dietro. Per cui abbiamo fissato le regole di acquisizione per essere serviti sono basate su quota disponibile delle risorse satellite per quel determinato utente autorizzato e un profilo che ha di priorità rispetto ad altri utenti. È chiaro che su tutto questo, a parte ASI ovviamente, i proprietari, l'utenza nazionale ha chiaramente i profili a maggior valore. Conseguentemente è chiaro che è fatto per poter dare un pushing notevole all'esperienza nostra. Ricordiamo anche che una missione come Prisma, che è iperspettrale, che ha quindi 240 bande che non ci sono state mai prima, un'esperienza unica, è fatta soprattutto anche per sviluppare nuovi algoritmi, nuovi prodotti che possono dare un boost al campo applicativo
in questo range. Quindi è un po' tutto nuovo, no? È innovativa la missione e da questo ci si aspetta una risposta innovativa da parte della comunità stessa, sia in algoritmi, Chiaro. prodotti e così via. Quindi diciamo, Alessandro, comunque, in questa sì. slide, scusami, in questa slide c'è scritto inizio settembre 2019, in No, realtà no, credo che sia è 2020, vero? 2020, scusami, si vede che è rimasto un errore mi Ok. piaceva avere un anno di meno, però non ci sono riuscito e quindi sì, è Sì. Quindi ovviamente 2020, anche perché il settembre il dato è 2019 aggiornato era in al pieno mese scorso. commissioning, era in pieno commissioning. Quindi abbiamo parlato della disponibilità dei dati, parliamo anche, poi lo vedremo in dettaglio nei prossimi incontri, però parliamo anche di come fare per entrare in contatto con questi dati. Quindi questa che ci stai mostrando è l'interfaccia di accesso al Di catalogo, vero? accesso al, diciamo, alla missione, quindi sia al catalogo sia alla nuova acquisizione, che in quanto la base era una missione che era stata disegnata per essere on demand, anche se abbiamo visto che in questo momento abbiamo più successo con la parte, diciamo, a catalogo. Comunque, sì, è semplice, diciamo, un utente che si vuole registrare, si deve, una volta che si è registrato, riceve chiaramente avrà un username e una password. Questa, diciamo, è un po' l'home page del sistema, quindi molto semplice ed è anche molto user-friendly. Veramente è all'osso, è scheletrico come interfaccia. Una cosa interessante che va fatta all'utente, che deve fare l'utente, è quello di scaricarsi Chiaro. la documentazione ufficiale di base, che è quella che un po' narra di quello che tu prima hai citato. C'è una politica dei dati specifica, le cui fondamenta sono esattamente gli elementi che tu prima hai portato in discussione, cioè il fatto che è una missione che, diversamente dalle politiche precedenti, è gratis per tutti gli utenti. È chiaro che questo sta seguendo anche quello che è l'evoluzione un po' che c'è nei dati a livello, no, sia europeo che sia mondiale. Anche l'entrata in campo delle sentinelle con dati scaricabili da tutti ha comunque abbastanza stravolto il modo di poter rendere disponibili i dati, no? Quindi questo è fondamentale. Ci sono poi chiaramente uno del manuale utente per seguire passo per passo quello che deve fare, lo vedrete immagino con Ettore la prossima volta, e le specifiche dei prodotti, così via. C'è anche una piccola, diciamo, FAQ Domande e per le risposte, sì. domande e risposte classiche. Quindi l'importante è che da questo riesca a capire esattamente quali sono i passi che deve Quindi superare fare. l'idiosincrasia per la Esatto. lettura delle istruzioni che Dopodiché, abbiamo noi italiani, quindi. la missione, faccio vedere solamente quindi appunto la parte iniziale. Ad esempio, se vogliamo andare a catalogo, visto che abbiamo detto prima il 63% dei dati sono richiesti a catalogo, questo sta caricando ovviamente i moduli. Dopodiché hai la possibilità quindi di chiedere una zona per vedere i prodotti che sono stati generati in quella zona in un range temporale ovviamente selezionabile. Chiaro che Certo, l'utente può un'interfaccia selezionare di anche qui, catalogo. diciamo, la copertura nuvolosa che vuole essere considerata e così via. Tipicamente la background mission fissa a un 50% di copertura nuvolosa. È ovvio che abbiamo, per esempio, risposto anche di molti utenti che dicevano che gli veniva rigettata, magari mettono 5% di copertura nuvolosa e ovviamente poi non ce la fanno ad acquisire. Per vedere, definiamo ad esempio l'area dei prodotti per poterli evidenziare e vederli qualcuno, si può fare o in area di interesse o in temporale. Per l'area di interesse basta cliccare poi su l'area rettangolare che si trova in questa posizione e definire un'area su cui Il voglio bounding i box, prodotti. sì. Esatto, è un box. Dopodiché, togliamoci qui, dovrebbe farci apparire, no, prima devo ovviamente fare il submit della mia richiesta, ecco, e mi vengono chiaramente, in questo caso sono stati trovati 44 prodotti nell'area rettangolare che ovviamente, eccoli qui, sono anche, Perfetto. diciamo, Quindi ti ha fatto vedere tutti i prodotti che sono disponibili sono stati sull'area acquisiti di in quell'area interesse. lì. In quell'area lì, periodo temporale, ne ha preso qualsiasi perché non ho specificato un time range, ma ho specificato semplicemente l'area poligonale che volevo. Quindi quel rettangolo che corrisponde, diciamo, all'Italia centrale e parte del sud. Ovviamente, sì, così non corrisponde per niente. Diciamo, ecco, la maggior parte dei prodotti si vedono numero X di prodotti, in questo caso 44, che sono anche tramite la scroll bar capibili dove sono state le date e così Ok, via. E questo poi vai quindi avanti, Alessandro, ovviamente.
Perfetto. No, ricordiamo quindi che le modalità di acquisizione di Prisma, hai parlato della Background Mission, che è questa missione dove le immagini che devono essere acquisite vengono scelte dall'ASI sostanzialmente in base a un Vabbè, fondo. aspetta. Non è proprio scelta d'ASI, nel senso esiste un Mission Advisory Group che ASI ha costituito, qui dentro ci sono esperti scientifici del campo iperspettrale nelle varie tematiche di applicazione, tipo Ah, perfetto. citazione, perfetto. Il Prisma Advisory Group for the Exploitation of Data, PAGE, scritto, è quello che ha anche indicato diciamo, i siti di background preferibili sulla base anche delle tematiche proprie di ognuna delle esperienze dei singoli partecipanti. Quindi diciamo è una background mirata, al di là del fatto che della paura che abbiamo detto prima in questa nuova avventura da parte dell'utenza, è una background che comunque funziona bene e quindi vuol dire che le scelte sono state sufficientemente oculate per le varie tematiche. Un'idea è anche quella di affinarla sempre di più, cioè di renderla sempre più vicina alla necessità dell'utenza media, insomma, conseguentemente specializzare su alcuni punti rispetto ad altri. Per esempio, nella Background Mission abbiamo scelto che una zona dell'Africa centrale, una zona desertica, diciamo, più alta, insomma, centro-nord desertica, in cui non c'è popolazione, non c'è niente, e nessuno ha manifestato un particolare interesse. Questo fa sì che inficia la copertura globale, faremo anche quella, però ci siamo spostati più verso le necessità espresse dagli stessi ricercatori e professionisti che operano nel settore iperspettrale, Okay. E infrarosso. invece, Alessandro, come funziona se un utente è interessato a chiedere un'acquisizione fatta ad hoc dal sensore? Va esattamente invece di andare a catalogo, fa new acquisition. E, No, ok, qui ti fa fai vedere richiesta. gli ordini che sono in cosa. Poi ti fa vedere gli ordini che sono stati richiesti, diciamo, alle date che ti fa vedere. Diciamo, al di là del tecnicismo di come si fa l'acquisizione, mi interessava capire quali sono i criteri per cui chiunque può chiedere una nuova acquisizione, cioè ci sono dei limiti, quindi magari se puoi formulare la Tu hai risposta. dei limiti, allora qualsiasi utente è potenzialmente autorizzato a poter scaricare i dati. Ricordiamoci che gli verrà assegnata a seconda deve riempire quindi una request form in cui deve mettere anche le proprie generalità. È chiaro, su quale base di generalità tu sai al di là della persona a quale affiliazione corrisponde, di che nazionalità, eccetera. Quindi viene collocato uno degli N. Slot in cui è stata divisa la comunità utenza, cioè l'utente nazionale, istituzionale, scientifico, nazionale, oppure internazionale, ugualmente istituzionale, scientifico, commerciale, nazionale, cioè, e quindi gli viene assegnata una quota di risorse e il profilo. Il profilo serve a parità di richieste a poter far passare quello che è il profilo più, diciamo, con valore più elevato. Questo è fatto per, chiaramente, quanto prima, espressamente per facilitare la nostra comunità nazionale, è ovvio, la missione è nazionale e va messa. Chiaro che va anche controllato poi diciamo, l'utente. Ora, per fare un paragone, ad esempio, per come funziona Cosmos Skymed, visto che abbiamo un paragone, nel caso di Cosmos Skymed esiste un controllo anagrafico territoriale che fa l'incrocio persona-paese che richiede. In questo caso, si agiti già più, c'è stata un'azione più diretta, direttamente diciamo c'è un controllo governativo che Sì. blocca aree direttamente, cioè senza, invece di bloccare a livello di richiesta, viene bloccata l'area direttamente senza che la comunità lo sa né noi lo sappiamo, quindi se viene, è uno shutter control che viene messo automaticamente ovviamente a Ok. livello governativo. Quindi diciamo che in generale chiunque può fare richieste di acquisizione di nuovi dati. Questa Assolutamente. richiesta viene sindacata in qualche modo comunque da un comitato di valutazione e in funzione del profilo dell'utente ci possono essere priorità diverse rispetto ai tempi per ottenere questo Esatto, dato. Comunque è una esatto. possibilità aperta a A chiunque, tutti. quella E di infatti, chiedere e nuove questo, acquisizioni. anzi, approfittiamo, come giustamente tu hai ribadito più volte, che questa ottima iniziativa di Webinar Café sia uno spunto per dare la possibilità a tutti i cittadini, se vuoi, tra virgolette, di poter usufruire di una missione che oggi è innovativa ed è l'unica in Europa. Perfetto, ti ringrazio Alessandro. Quindi l'appuntamento per giovedì prossimo è con il secondo ciclo di questi webinar. Quindi noi ricordiamo che l'obiettivo di questi incontri è quello di raccontare la disponibilità di dati, le modalità di accesso, anche le applicazioni, quello che ci si può fare,
Planetech renderà disponibile la licenza d'uso gratuita del software Earthbit per poter visualizzare molto facilmente questi dati. Quindi auspichiamo che chiunque possa essere in grado così di scaricare i dati e guardarseli subito, poterci lavorare in maniera veloce e intuitiva, senza dover utilizzare strumenti troppo sofisticati e costosi. In realtà, per chi poi avrà voglia di metterci le mani in maniera più approfondita, in occasione del terzo incontro mostreremo come usare questi dati all'interno di Erdas Imaging, una delle piattaforme software più diffuse per analisi dati e osservazione della Terra, con un plugin che abbiamo creato appositamente per poter aprire questi dati e quindi farci anche delle elaborazioni, delle analisi di classificazione e tutto quello che lo strumento mette a disposizione. Per cui l'invito è a non perdere i prossimi appuntamenti, partecipare alle attività della community, seguire le informazioni che verranno diffuse nell'ambito di questi incontri e arricchire il numero di utenti che sempre più, speriamo, abbiano voglia di lavorare con i dati Prisma. Io ti ringrazio molto Alessandro, ringrazio l'ASI per supportare questa iniziativa, per tutti gli investimenti e il lavoro che sta facendo per dare lustro all'economia dello spazio nazionale. No, grazie a te Massimo e grazie ancora a questa ottima iniziativa che veramente, diciamo, cade anche in un momento esattamente ad hoc giusto per poterla rendere, per avere un massimo feedback, diciamo, dalla nostra comunità e dai nostri cittadini. E quindi grazie anche a tutti. Arrivederci a giovedì prossimo.